Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto vi do ma benvenuti a questo nuovo video. Qualche giorno fa ho fatto uscire lo speciale per i 15 anni di Assassin's Creed. Che bellissimo traguardo! Uno speciale alquanto semplice, conciso e sintetico, dando per scontato che ormai anche il pubblico generalista conosca più o meno Assassin's Creed, quindi non ho fatto grandi spiegoni e ho detto solo le mie opinioni che provo per questa saga. Ecco, forse ho dato per scontata troppo la cosa e sono stato un po' troppo circonciso. Ma come dissi in quel video, nessun problema, perché appunto colgo l'occasione del 15° anniversario di Assassin's Creed per fare altri video dedicati alla saga videoludica, così appunto da poter approfondire meglio la questione. Inoltre qui sotto nelle descrizioni vi lascerò due link che porteranno a due video gestiti da persone molto più competenti di me, che sono everyeye.it e Mortebianca, che vi riassumeranno a grandi linee tutta la storia di Assassin's Creed. E detto ciò, passiamo a questo nuovo video dedicato alla confraternita più letale della storia videoludica. Oggi infatti vi parlerò di quali sono i miei capitoli di Assassin's Creed preferiti, con anche una piccola digressione finale su quali secondo me siano oggettivamente i migliori. E preciso subito una cosa, il mio giudizio sarà più influenzato dal punto di vista della storia che da quello del gameplay, metto le mani avanti, perché si sa, questo non è un tema che suscita grandi discussioni, eh. Per cui mi raccomando, anche voi sotto nei commenti civili. Vi avviso inoltre che alcune cose che dirò ovviamente saranno spoiler, quindi se non siete in pari con la serie, siete comunque avvisati. Detto questo, possiamo cominciare. Allora, siccome parlerò solo dei miei capitoli preferiti, non sarà una top molto lunga, non sarà la classifica di tutti i capitoli della saga, bensì solo delle tre posizioni principali, quindi il podio, più una di scorta, che tra l'altro è una posizione contesa perché tra due capitoli non ho saputo scegliere chi lasciare alla quarta posizione e quindi ho deciso di includerli tutte e due. Il primo titolo del quarto posto è Assassin's Creed 3. Io l'ho sempre trovata la degna conclusione per la prima saga della serie, ovvero quella di Desmond Miles. Criticata tanto proprio per la morte del personaggio, per me invece ha avuto la giusta uscita di scena. Posso capire che ormai lo vedevamo come il protagonista vero e proprio di questa serie perché era lui il punto in comune di tutti i protagonisti dei vari capitoli, però, parere mio personale, la sua morte l'ho trovata azzeccata. So che la serie ci aveva abituato a scontri incredibili, però io l'ho trovata più azzeccata in questo modo. Anche perché in che modo si sarebbe potuto scontrare con Giunone? Si è trovato a dover fare una scelta e lui ha scelto di sacrificare la propria vita nell'altra versione, come gli aveva mostrato Minerva. Lui, al contrario, sarebbe sopravvissuto e sarebbe stato considerato quasi un vate supremo, e invece no, ha preferito morire. Per quanto riguarda invece la parte dedicata ai ricordi, io ho sempre amato il rapporto tra Connor e suo padre Ethan, ma forse sarà poco approfondito ed è il vero difetto di questo rapporto per cui non riesce a essere il migliore di tutta la saga, ma è tutt'altro dall'essere un rapporto poco interessante. Poi, so che molti non amano il personaggio di Connor perché lo definiscono uno stupido. Non è vero, non è stupido, sì, certo, è ingenuo all'inizio perché si fa abbindolare, lui confida troppo nelle persone, mentre suo padre Ethan lo metterà in guardia dai patrioti americani e quindi avrà un'evoluzione. Quindi il fatto che lui passi da essere ingenuo a consapevole è una cosa funzionale all'evoluzione del personaggio ed è per questo che in qualche modo a istruirlo è proprio suo padre, che però non riuscirà a portarlo dalla propria parte. Lui diventerà più consapevole, ma rimarrà sempre legato ai propri principi. Infatti, visto la piega che prende a un certo punto il gioco, io proprio non riesco a capire la critica che definisce questo capitolo troppo pro-rivoluzione americana. Ragazzi, il trailer forse ti illudeva e già lì qualche messaggio comunque te lo dava quando diceva libertà, ma per chi? Ma a un certo punto del gioco è palesemente chiaro che la rivoluzione americana non è proprio messa sotto questa bella luce, eh? E poi, passando giusto un attimo al gameplay, io ho sempre amato le battaglie campestri di questo gioco, cioè è forse uno dei tratti caratteristici di questo capitolo, sono fatte veramente bene. Passiamo ora all'altro contendente per la quarta posizione, ovvero Assassin's Creed Unity. Sì, lo so, lui è il Mr. Bug dell'intera serie. È stato forse il passo più lungo della gamba di Ubisoft, perché prima di quel capitolo, meravigliosa, grande, eccezionale, all'avanguardia. Dopo quel capitolo, ma c'ha solo bug, che schifo, inguardabile, indecente. Ragazzi, sarà vero che nei giochi di Ubisoft ci saranno molti bug, ma uno ce n'erano anche prima.
ce n'erano comunque prima, non gravissimi per carità come è avvenuto nello Unity, ma ce n'erano. E soprattutto andate a prendere altri titoli buoni di altre case di sviluppo e li troverete lo stesso. Però ormai si è creato il meme, vallo a sradicare dalla mente delle persone. Però, meme a parte, questo gioco ebbe davvero un sacco di problemi a livello tecnico. Secondo me osarono semplicemente troppo, prima dissi che questo è stato il passo più lungo dalla gamba di Ubisoft. Questo perché misero troppa carne al fuoco, troppa, e la loro tecnologia non li supportò purtroppo. Per esempio tutti quei PNG, è vero che segnarono un record se ricordo bene all'epoca di PNG in scena, però capitava a volte che c'erano le cazzine con i PNG che ti comparivano davanti mentre c'erano i personaggi che parlavano. Ma nonostante ciò, soffermandomi un attimo ancora sul gameplay, penso che questo sia il capitolo col miglior parkour di tutta la serie. La cosa che mi fa amare questo capitolo è il rapporto del protagonista Arnaud con l'ordine e con il credo. Lui diventerà sì un assassino, ma non si identificherà soltanto in quello. Ciò che c'è stato prima non verrà cancellato. Il suo amore per Elisa, che è una templare, non verrà cancellato da tutto questo, anzi lui ha la dimostrazione che templare non significa automaticamente essere cattivo, perché lui è stato cresciuto dal padre di lei che avrebbe potuto ucciderlo, visto che era il figlio di un altro assassino. Ed è proprio questa sua autonomia di pensiero che gli permette di vedere l'ordine dall'esterno e la situazione generale della guerra tra assassini e templari. E sarà proprio in questa situazione che insieme ad Elise si muoverà tra le due fazioni, combattendo i fanatismi di entrambe. E se ci pensate bene, questo è il capitolo successivo a Rogue, dove un assassino, Shay Cormac, deluso dagli estremismi degli assassini, si convertiva all'ordine templare sterminando i suoi ex confratelli. Arnaud qui, grazie alla sua indipendenza, si distacca appunto da certe logiche dell'ordine degli assassini, ma non commette lo stesso errore di Cormac. Non cade quindi nel lato oscuro e quindi per vendetta si unisce ai nemici degli assassini. Qui lui le sue decisioni le fa per cercare di portare l'equilibrio tra le due parti. Lui non combatte i templari perché la missione degli assassini è combattere i templari, perché c'era la possibilità di pace. Lui li combatte per vendetta perché hanno ucciso il suo padre adottivo, uno di quelli che ha cercato di portare la pace tra i due schieramenti. Il titolo Unity è alquanto ambiguo perché, a differenza di come c'era stato un po' pubblicizzato, non va a simboleggiare l'unità della confraternita stessa, che al contrario in questo capitolo è bella divisa, ma l'unità tra i due protagonisti che appartengono a due schieramenti diversi ma che si uniscono per combattere gli estremismi. La loro sarà sì una vendetta, ma guidata dalla saggezza, non antepongono i rispettivi credi al buon senso. Per cui, per quanto questo capitolo sia difettoso dal punto di vista dei bug nel gameplay, io dal punto di vista della storia non posso dirgli niente. L'unica pecca che ha secondo me questo capitolo è che Elise meritava maggior centralità. Poi vabbè, me lo ambienti a Parigi, che è una delle mie città preferite. Me lo ambienti durante la Rivoluzione Francese, che è uno dei miei capitoli storici preferiti. E allora ti piace vincere facile, però. Arriviamo finalmente al podio con la terza posizione, ovvero Assassin's Creed Black Flag. Io amo Black Flag, è il primo vero capitolo e quasi unico a ribaltare il cosiddetto canone che si era creato con la saga di Desmond. Questo perché per la prima volta ci viene introdotto come protagonista non un personaggio così positivo, bensì un antieroe. Infatti il nostro caro Edward Kenway è un pirata, e non un pirata a cui è successo qualcosa che in qualche modo lo ha avvicinato al credo degli assassini e quindi è diventato anche lui a sua volta un assassino. No, lui all'inizio è un pirata che rimane in qualche modo immischiato nelle faccende degli assassini che stanno combattendo i templari nei Caraibi, e lui sfrutta la cosa a suo favore. Lui pensa solo che potrebbe trarne un profondo beneficio dalla ricerca che stanno compiendo entrambi gli ordini in quella regione, ma lui in realtà del credo inizialmente non gliene frega niente, anzi è un bel po' una rivista. E infatti il commento che sento dire spesso è: vabbè, ma è solo un videogioco di pirati con gli assassini dentro. No, l'elemento dei pirati ha dato una possibilità alla storia di avere una struttura diversa dal solito, perché per buona parte di essa noi guardiamo le vicende degli assassini e dei templari da un punto di vista diverso dal solito, perché solitamente il protagonista dei vari capitoli precedenti era fortemente coinvolto. Perché? Perché era un assassino in tutto per tutto, quindi era all'interno alle vicende degli assassini. Ponendo il protagonista al di fuori di queste vicende ha dato la possibilità alla trama di strutturarsi e svilupparsi in modo diverso. Anche noi ci medesimiamo all'interno di questa vicenda in un'ottica assai differente, perché l'evoluzione stessa del personaggio è differente. Edward Kenway sì, sarà stato un arrivista all'inizio, uno che pensava solo al tornaconto personale, ma alla fine
gli capitano certe cose che lo portano a maturare. Tutti i vari protagonisti finora maturavano nella prima parte del gioco. Lui arriva alla consapevolezza di se stesso solo alla fine. E tornando al commento di prima, ovvero che Black Flag è solo un videogioco di pirati con dentro gli assassini, io ho sempre amato l'autoironia della Ubisoft, che qui si palesa sotto le sembianze dell'Abstergo Entertainment. Cioè, quando ripenso a tutta la faccenda della creazione del videogioco dei pirati all'interno dello stesso videogioco, ma da cui tolgono tutte le parti e riferimenti agli assassini e ai templari, mantenendo solo le cose che piacciono al pubblico, ovvero in questo caso i pirati, all'epoca i pirati andavano molto di moda, io non posso non pensare al fatto che si aspettassero critiche di quel tipo, ovvero appunto che Black Flag era solo un gioco di pirati con dentro gli assassini. Dai, io penso che sia palese, è oggettivamente un colpo di genio secondo me. E anche qui stesso discorso che avevo fatto con Unity. Ubisoft, ti piace vincere facile, lo sai benissimo che le ambientazioni piratesche sono tra le mie preferite, non a caso Black Sails è una delle mie serie preferite degli ultimi anni, sottovalutatissima direi io. Ma poi, voglio dire, la maggior parte dei canti pirateschi che conosco, li conosco tramite questo gioco. What will I do a drunken sailor? What will I do a drunken sailor? Ok, basta. Passiamo ora alla seconda posizione. Come potrete vedere dalla barba, c'è stata, diciamo, una disincronizzazione nell'animus. E alla seconda posizione non posso non mettere Assassin's Creed Revelations. Cioè, questi ti avevano messo in un unico capitolo i due personaggi migliori di tutta la saga. Da una parte avevi Ezio Auditore, al culmine del proprio cammino da assassino ormai avanti con gli anni, stanco anche lui stesso della propria missione in cerca di risposte, che andava a ripercorrere i passi di Altair, il fondatore del nuovo ordine degli assassini. Quindi, me coglioni! E specifichiamolo, Altair comparirà solo in alcuni ricordi, ma è protagonista a tutti gli effetti di questa storia. Farà parte della Ezio Trilogy questo capitolo, ma Altair qui comunque si divide la scena con Ezio. Nulla togliere a Ezio, che comunque come personaggio ormai è formato, come abbiamo detto, è arrivato al culmine del proprio cammino, ma qui finalmente Altair ha l'approfondimento che non aveva avuto nel suo capitolo. Poi, per carità, un approfondimento già lo aveva avuto in Altair's Chronicles e in Bloodlines, però sono due capitoli che, essendo usciti per PSP, non se li ha rinculati nessuno. Ubisoft, magari una remastered di quelli non sarebbe proprio male, eh? Ma poi, ragazzi, perché amo Revelation? Cioè, per i momenti. Questo capitolo ha i momenti più intensi di tutta la serie. I ricordi di Altair anziano, lui che perde la moglie Maria, l'ultimo saluto col figlio Darim, Desmond intrappolato nell'Animus che incontra il famigerato soggetto 16, Clay, rimasto ormai solo in forma virtuale. Tutta la sequenza iniziale, che alla fine era il trailer di lancio e per questo forse rimane il trailer migliore mai fatto, con Ezio che arriva a Mas Yaffa e in sottofondo sentiamo la lettera che scrive a Claudia, dicendole di non cercare vendetta qualora i Templari dovessero ucciderlo, che non sarebbe una perdita così grande se lui uscisse tranquillamente dalla scena del mondo. Cioè, ma che cazzo di dialoghi! Scusate se qui nel video apparirò concitato, ma davvero sono momenti videoludici che io porto nel cuore e non vi ho ancora detto la mia scena preferita in assoluto, ovvero Ezio che torna a Mas Yaffa, riesce a entrare questa volta nella biblioteca di Altair e ne trova i resti, per poi riuscire a mettersi in contatto per una seconda volta dopo anni con Desmond. Cioè, ragazzi, quel momento è veramente catartico. Lì, in quel momento, hai i tre più grandi personaggi della saga uniti attraverso il tempo, perché abbiamo Altair, il passato, Ezio, il presente, perché comunque vediamo la scena attraverso i suoi occhi, e Desmond, il futuro. Passato, presente e futuro uniti assieme, in un unico momento. E non lo nasconderò, io alla prima volta ho pianto come uno stronzo. E so che anche molti di voi l'hanno fatto. Veniamo, finalmente, al primo posto. Chi ci sarà mai al primo posto? Ragazzi, lo ammetto, sarò banale, sarò normi, sarò scontato, ma io non potevo non mettercelo. Al primo posto, Assassin's Creed 2. L'ho detto, sono banale, che ci posso fare? Ma ragazzi, è una delle storie che porto più dentro nel cuore, ma in generale, includendo cinema, libri, fumetti, videogiochi appunto, è una delle storie che più mi è rimasta impressa. Quindi non posso non darle il primo posto per non apparire enormi, sarebbe una bugia. Quando è uscito il gioco, io avevo 14 anni, ero un ragazzino, quasi come il protagonista, Ezio, ed è per questo che probabilmente mi immedesimai tantissimo col personaggio. Io amavo seguire le sue avventure e mi piacque tantissimo l'evoluzione del personaggio. Perché appunto partiva dall'essere un ragazzino come il sottoscritto e man mano maturava fino a diventare sia una persona adulta sia un eroe completo. Qui mi innamorai davvero di Assassin's Creed e nulla togliere al primo capitolo, che secondo me a volte è un po' troppo bistrattato, però c'è da dire che dal punto di vista del
l'approfondimento del personaggio era proprio minimo, ma perché comunque il carisma e la presenza scenica di Altair bastavano a creare comunque un buon personaggio. Qui invece proprio ti immergi nel personaggio di Ezio, cioè lo esplori in tutto e per tutto. Le sue origini e tutta l'evoluzione sono la base di questo gioco. Ma poi, vogliamo parlare dell'ambientazione? L'Italia rinascimentale. E qui banalmente un pochettino lo spirito patriottico riusciva, anche per il fatto che quello che sarebbe stato il più grande assassino di sempre fosse italiano, un pochettino il cuore tricolore te lo faceva battere. Ma questo perché nella cultura pop eri abituato a vedere ambientazioni estere, città americane, altre europee, giapponesi, così, ma mai avevi visto le città del tuo stesso paese, città che magari avevi visto mille volte, in cui tu stesso abitavi, quindi, oh, nel loro periodo, tra l'altro, di maggior splendore. Era veramente una delizia per gli occhi. E per concludere, un motivetto che da 14 anni non riesco a togliermi dalla testa: Ezio's Family. Solo applausi. Dunque, questi erano i miei capitoli preferiti. Preferiti, sottolineo questa cosa, quindi è una cosa dettata dal mio cuore, dal mio gusto. Se voi avete gusti diversi e avete opinioni diverse sui capitoli che ho elencato, siete liberi di esprimerli con rispetto, ma potete dirmi qui sotto quali sono i vostri capitoli preferiti. Mentre se dovessi dirvi qual è secondo me il podio dei capitoli migliori, beh, è presto detto perché per me i titoli sono praticamente gli stessi. Facendo però una piccola modifica, ovvero terrei sì al terzo posto Black Flag, ma invertirei il 2 con Revelations, perché secondo me Revelations oggettivamente merita di più. È il miglior capitolo finora uscito di Assassin's Creed, proprio per quelle ragioni che ho elencato, che lo elevano di poco rispetto al 2, perché il 2 comunque, ripeto, è una questione di affetto, che comunque è al secondo posto, mica cazzi, però il Revelation, per quelle cose che ho elencato prima, si merita la prima posizione. Per quanto riguarda le ragioni per cui ho collocato il 2 e il Black Flag alla seconda e alla terza posizione, anche qui alla fine i motivi li ho già elencati prima. Il 2 per l'evoluzione da 0 a 100 del protagonista, il Black Flag per aver ribaltato il canone che si era creato nei capitoli precedenti. Dunque, cari fratelli e sorelle della confraternita, come già vi ho invitato a fare, ora tocca a voi farmi sapere quali sono i vostri capitoli preferiti e quali secondo voi sono i migliori. Fatemi sapere tutto in un commento qui sotto. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivete in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina in Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!